Sentiva che stava per andarsene per sempre e ha voluto dare un ultimo abbraccio ai suoi studenti. Un commovente messaggio di addio in cui Swayze, professoressa britannica colpita e uccisa da un male incurabile, saluta personalmente i ragazzi pochi giorni prima di morire. Aveva 59 anni, lascia 3 figli. Originaria di Bath, nel Somerset, Sue ha insegnato per molto tempo alla St. Andrew's Kirk School, che ora ha pubblicato quella lunga e accorata lettera in cui la professoressa si dice soddisfatta del suo lavoro, che le ha dato tante gioie, e in cui incoraggia i suoi studenti. La scuola ha poi condiviso quel messaggio con alunni, genitori e insegnanti in un appuntamento apposito in cui si è discusso della docente e della malattia per non traumatizzare i ragazzi che non erano a conoscenza della grave malattia che l'aveva colpita mesi fa. Era stata la stessa Sue a non volere che il suo stato di salute fosse rivelato in classe. Swayze si è spenta a fine dicembre in una struttura per malati terminali. Ma quando la professoressa ha capito che si stava avvicinando la fine, ha deciso di farsi fotografare sul letto e scrivere una lettera per salutarle personalmente per l'ultima volta i suoi studenti. Lettera che inizia così: mi dispiace tanto che non posso stare con voi questo Natale. Voglio che tutti voi sappiate che sto riposando in una stanza confortevole con una vista incantevole e mi sento tranquilla, ma la mia malattia mi ha reso molto stanca e credo che morirò presto. Punto. Ho amato molto il tempo trascorso a scuola, continua Swayze nel suo messaggio di addio, virgola, sono stati momenti fantastici e voi tutti siete fantastici. Non avrei mai pensato di trovare così tanta gioia nel mio lavoro. Grazie a tutti per aver condiviso la vostra gioia e amicizia con me. Ora per me è arrivato il tempo di passare a nuove avventure. Non dimenticare che c'è sempre una soluzione a ogni situazione, non importa quanto sia difficile, li ha infine esortati la 59enne. In occasione dei funerali della donna, che saranno celebrati il 16 gennaio a Batavi, la scuola in cui insegnava e che ora la piange rimarrà chiusa in segno di lutto, si legge su Metro.